saluto a voi tutti, vi domando i docenti che non conosco perché non sono di Sanche Dio, qualche qualche mi sono conosciuto. Vi do il benvenuto in questa scuola, nella nostra aula magna, che è bellissima, adesso questo è un istituto storico, e soprattutto do il mio benvenuto al dottor De Lillo, che è il direttore del metodo globalismo affettivo, e al dottor Vincenzo Botacci, mi pare che sbaglio sempre il nome, che fa parte del comitato scientifico che ha seguito l'applicazione del metodo nelle scuole per la validazione che è stata data dal Ministero e quindi ora per la diffusione del metodo in tutte le scuole. Naturalmente, per poter applicare il metodo del globalismo affettivo occorre prima fare una solida formazione, perché noi lavoriamo con bambini e dobbiamo essere sicuri delle nostre azioni, dei nostri interventi. In questa scuola, l'anno scorso, noi abbiamo colto la sfida che ci è stata lanciata dalla direzione regionale di sperimentare questo metodo. E quindi alcune docenti nella scuola dell'infanzia si sono messe in gruppo, si sono messe in discussione e abbiamo notato anche le nostre difficoltà, soprattutto organizzative inizialmente, perché come si fa quando si deve portare fuori dalla sezione i bambini di 5 anni, 4 anni, e bisogna avere in sezione, se le sezioni sono eterogenee, altri insegnanti che contano, quindi tutta un'organizzazione per far sì che comunque l'attività didattica continuasse mentre questi bambini hanno svolto questo percorso di sperimentazione. Non abbiamo fatto da soli, siamo stati costantemente coadiuvati, seguiti dal dottor De Lillo, che è una persona, non perché qui è presente o perché sta registrando, ma è una persona squisita. È una persona sempre presente, quindi anche se voi decidete di seguire questo metodo, dovete sapere che è sempre disponibile. Oltre a questo, abbiamo fatto un percorso anche facendo qualche errore, più che altro organizzativo. Però ecco, già quest'anno, che siamo al secondo anno, noi ci sentiamo più sicuri e siamo molto contenti. Abbiamo terminato l'anno scorso poi con una manifestazione in cui i bambini hanno dimostrato il loro apprendimento con maestro computeraio e come hanno conosciuto il mondo delle lettere. E la loro meraviglia, poi è stato favoloso quel giorno, noi lo abbiamo nei nostri cuori, è stato quando hanno conosciuto il vero maestro computeraio, cioè quando hanno visto il dottor De Lillo. E hanno partecipato, mi ricordo, anche i genitori, perché anche loro sono stati coinvolti. Ed erano entusiasti poco fa, quando è arrivato il dottor De Lillo, il genitore è venuto precisamente per salutarlo. Sono quei momenti che fanno capire come rimane nella mente e nel cuore tutto ciò che noi abbiamo acquisito. Perché se qualcosa non va, ci scivola addosso, gli entusiasmi non ci sono. Invece posso dirvi che è un metodo particolare che fa tremare un po' all'inizio, però perché è nuovo, di fatto nuovo tutti abbiamo le nostre situazioni, però poi coinvolge gli insegnanti, i genitori, i bambini e soprattutto sono bellissimi i risultati. E io sono contenta che oggi abbiamo questa giornata di formazione, sarà una giornata intera. Avete visto voi il programma, tra poco interverrà il dottor De Lillo, anche il comitato, poi faremo una pausa al caffè, riprenderemo i lavori, noi come scuola presenteremo brevemente la nostra esperienza dell'anno scorso, perché quest'anno la stiamo ancora, siamo ancora in fase, e quindi dobbiamo vedere un po', far vedere tutto il percorso svolto l'anno scorso. Poi faremo una pausa pranzo e di voi il proprio libro vi seguirà, sarà molto molto interessante. Auguro una buona giornata a voi tutti e passo la parola al proprio libro ringraziando.